I farmaci anticoagulanti orali per lo più vengono prescritti a persone anziane. È importante che il medico, anche il paziente, tenga in mente alcuni concetti che derivano proprio dall'età avanzata del paziente, e noi ce li siamo fatti spiegare dal dottor Stefano Savonitto, direttore della cardiologia presso l'ospedale Manzoni di Lecco, che abbiamo incontrato qui a Monaco di Baviera in occasione del congresso annuale dell'ESC, della Società Europea di Cardiologia. Dottor Savonitto, innanzitutto, in termini generali, l'età del paziente che deve assumere i farmaci anticoagulanti orali, come influenza appunto la terapia e come si influenzano a vicenda le due cose? Innanzitutto, in generale, i pazienti che hanno bisogno di terapia anticoagulante per lo più sono pazienti anziani, se escludiamo i rari pazienti ormai che mettono protesi meccaniche mitraliche, sostanzialmente sono pazienti con la fibrillazione atriale, con esiti di embolia polmonare, trombosi venosa profonda, tendenzialmente sono pazienti anziani. La popolazione più estesa è quella dei pazienti con fibrillazione atriale, e i pazienti negli studi fatti con gli anticoagulanti diretti nella fibrillazione atriale, tenete conto che hanno un'età media di 72, 71, 70 anni a seconda degli studi, che vuol dire che più di metà della popolazione in studio aveva più di 72 anni, quindi è una popolazione di per sé di età avanzata. Questi studi globalmente hanno dimostrato che in questa popolazione e anche negli anziani gli anticoagulanti diretti rispetto all'inibitore della vitamina K hanno un effetto preventivo nei confronti dei eventi tromboembolici sovrapponibile o in qualche caso inferiore, ma sicuramente un minor rischio emorragico, soprattutto in termini della complicanza più temibile che è l'emorragia cerebrale. Quindi l'età di per sé dovrebbe essere un fattore favorente o comunque ben dimostrato in termini di appropriatezza della somministrazione. Dopodiché, associato all'età, ci sono altri fattori. Primo, l'anziano ha un maggiore rischio di complicanze tromboemboliche, quindi l'indicazione è più forte, l'età è uno dei fattori di rischio per complicanze tromboemboliche. Secondo, il declino della funzione renale, che nell'anziano, diciamo nel 50-60% degli anziani hanno meno di 60 di filtrato, e quindi ci sono degli aggiustamenti specifici che per alcuni farmaci iniziano già a 60, per altri vanno a 30, insomma dipende, le evidenze sono più o meno forti in questo campo. Dottor Savonitto, i pazienti anziani normalmente prendono già diversi altri farmaci per altre patologie concomitanti, ecco, ci sono dei farmaci che interagiscono con gli anticoagulanti orali che quindi vanno utilizzati o con attenzione o non utilizzati o comunque insomma meritano poi una profonda attenzione da parte del medico? Sì, ci sono alcuni farmaci che interagiscono con gli anticoagulanti diretti, come ci sono farmaci che interagiscono con gli inibitori della vitamina K, no? Cioè non è un problema specifico degli anticoagulanti diretti, sono problemi generali di tutti i farmaci che hanno un metabolismo significativo. Questi farmaci sono ben chiariti, ben specificati nei foglietti interni, nelle istruzioni per l'impiego del farmaco, non sono farmaci di impiego comunissimo. La maggior parte degli antipertensivi, ad esempio, non c'è nessun problema, i FANS, grossi problemi non ce ne sono in termini di interferenza, ma i FANS aumentano il rischio emorragico, ovviamente, quindi non è solo un problema di metabolismo, ma è un problema anche di aumentato rischio emorragico in alcuni casi. Comunque, in generale, insomma, non è un problema facilmente risolvibile e molto ben presente nel Summary of Protocol Characteristics del farmaco. Un problema che si pone purtroppo abbastanza di frequente è quello di pazienti con fibrillazione atriale che vanno incontro a una sindrome coronarica, quindi che accanto all'anticoagulante poi devono aggiungere la duplice terapia antiaggregante. Ecco, come gestire appunto questo tipo di pazienti? Si è arrivati poi a una messa a punto ottimale oppure rimane ancora una questione abbastanza aperta in ambito cardiologico? Diciamo che il problema non è raro. Non è raro, ovviamente, anzi direi che nelle cardiologie, prima che discutiamo per il singolo paziente praticamente ogni giorno, sono stati fatti degli studi ad hoc, tutti studi però dimensionati sulla safety, cioè sul rischio emorragico, non sono studi dimensionati sulla efficacy. Quindi noi abbiamo le idee abbastanza chiare, cosa dobbiamo fare per ridurre il rischio emorragico, cosa dobbiamo fare per mantenere
la protezione soprattutto nei confronti della trombosi e della trombosi di stent, queste non abbiamo delle evidenze così chiare. Abbiamo delle linee guida, delle raccomandazioni che non sono basate su livelli di evidenza molto, molto elevati. C'è da dire che gli stent che utilizziamo attualmente e l'expertise che hanno accumulato gli emodinamisti negli anni hanno ridotto di molto il rischio di trombosi di stent. Senta, per finire volevo chiedere se alla luce appunto delle considerazioni che abbiamo detto, magari anche di altre che non c'è stato il tempo di sottolineare, come l'età del paziente, che può essere in certi casi anche molto avanzata, ecco, condiziona poi la scelta dell'anticoagulante e se ci sono dei fattori che possono far preferire l'uno o l'altro. Intanto in generale gli anticoagulanti diretti hanno il vantaggio di non dover portare l'anziano signore a fare prelievi di sangue per dosare l'INR, il che non è poco sia per l'anziano signore che per i familiari coinvolti che magari devono prendere delle ore di distanza dal lavoro per accompagnare il papà, la mamma, lo zio, la zia, eccetera, eccetera. Quindi questo è un primo punto che semplifica la vita. Secondo, se uno prende già un sacco di farmaci, io ho una certa tendenza a privilegiare i farmaci diretti che si somministrano in singola somministrazione giornaliera, tutto sommato è un vantaggio anche quello. E, ovviamente questo non vuol dire che il paziente non debba essere meno seguito dal punto di vista medico invece. Il discorso renale invece come vi condiziona? Beh, il discorso renale è ben previsto per i singoli farmaci degli adattamenti della dose del farmaco. Quindi facilmente risolvibile? È facilmente risolvibile, in casi estremi però con una severa disfunzione renale ricorriamo ancora al buon vecchio Coumadin, che però non è esente da rischi ovviamente, non è acqua fresca.